Credo che questa sera si possa essere relativamente soddisfatti, parzialmente soddisfatti, nel senso che sicuramente ha ceduto una tesi accusatoria omnicomprensiva, cioè quella che secondo la quale tutti dovevano essere responsabili di tutto, soprattutto questo per quanto riguarda le lesioni, cioè io ero lì e quindi rispondo di tutte le lesioni che sono state causate in quel posto lì. Questo non è stato confermato, anche sulla spinta ovviamente della motivazione della Corte di Cassazione. In questo senso credo che la tesi accusatoria estrema abbia ceduto, sia stata smentita. Sicuramente è stata ridimensionata fortemente l'accanimento sanzionatorio che invece aveva connotato il Tribunale e la Prima Corte d'Appello, perché sostanzialmente non abbiamo ancora fatto i calcoli precisi, però siamo circa a un dimezzamento delle pene complessive, in alcuni casi anche molto di più di un dimezzamento. Diciamo che queste pene riconducono anche un processo di questo genere ad un processo normale e non più a quel processo esemplare che, iniziando dal fatto che si sia tenuto in aula bunker, continuando dal fatto che tutte le questioni dei difensori sono stati respinti e arrivando a una prima corte di appello che diceva che non c'era stato nessun atto arbitrario da parte delle forze dell'ordine, niente di strano da parte delle forze dell'ordine, ecco, forse rientriamo in un ambito di normalità. Sicuramente quello che non può farci ritenere soddisfatti è la conferma di tutte le condanne per resistenza, laddove in molti casi noi abbiamo chiesto che venisse riconosciuta la reazione agli atti arbitrari, cioè che venisse riconosciuto come determinati atti delle forze dell'ordine fossero totalmente al di fuori della legalità, e sto parlando delle pietre lanciate dai funzionari o dagli agenti di polizia nei confronti dei manifestanti, dai lanci di lacrimogeni ad altezza d'uomo, dalle violazioni delle disposizioni che erano state date dal questore per la gestione dell'ordine pubblico in quella giornata. Il questore diceva state dietro quelle reti e fin dall'inizio questa disposizione è stata violata da chi invece era in piazza. Anche dai pestaggi delle persone arrestate cui abbiamo assistito nei video. Noi ritenevamo che questo potesse essere un presupposto di una reazione che a quel punto diventava legittima perché l'atto era arbitrario. Evidentemente la Corte d'Appello su questa tesi non ci ha seguito. Vedremo le motivazioni per capire se sarà necessario e se sarà opportuno fare un nuovo ricorso per Cassazione.